Eccezionalissimi MTIers, oggi un video dedicato agli anime sulla piattaforma gratuita 4vid che secondo me dovreste provare a recuperare. Allacciate le cinture che si parte! In quest'ultimo anno ho già parlato della piattaforma 4vid e anche se so che non è per gli anime che mi seguite, questa piattaforma dovrebbe meritare un po' della vostra attenzione. Primo perché è gratuita e ha cose molto particolari da recuperare e alcune ve le avevo anche proposte in un video di Trash. Bisogna dire che l'interfaccia non è proprio semplice da usare e questo può irritare. Io però la uso da anni e voglio ringraziare 4vid perché mi ha fatto vedere sottotitolati o anche doppiati anime e film che volevo assolutamente recuperare. Giusto, c'è anche la versione a pagamento che per 4,99 al mese vi toglie l'invasibilità della pubblicità, ulteriore risparmio acquistando 12 mesi a soli 49,99 euro. Ma ora, prima di partire con i consigli, sappiate che vi segnalerò cose già passate o ancora presenti in altre piattaforme come Netflix o Prime. Qui però potete vederle a gratis. Ora si parte davvero! Inizio con un film di formazione, Penguin Highway. In questa cittadina del Giappone ad un certo punto appaiono colonie di pinguini senza apparente motivo, che però scompaiono dopo poco. Si capisce che qualcosa non torna e subito arrivano scienziati per fare una quadra. Il nostro protagonista è però un bambino di una decina d'anni, Aoyama, che si mette in testa di capire veramente cosa stia succedendo. Così mette su una combricola di amici per indagare, sfruttando anche le conoscenze di una adulta, assistente del suo dentista, di cui si è anche invaghito. Una storia per ragazzi piena di stranezze e misticismo che li terrà incollati allo schermo nel tentativo di capire cosa stia veramente succedendo. Molti colpi di scena e i pinguini kawaii attireranno sicuramente l'attenzione di tutti. Vi siete mai chiesti a quanto cadono i fiori di ciliegio? Questo 5 cm al secondo sarà la risposta che fa per voi. Una storia romantica in pieno stile giapponese. Due ragazzi crescono infatti assieme finché Takaki deve trasferirsi di città. Ovviamente oltre agli anni sono cresciuti anche i sentimenti che provano l'uno per l'altro. Riuscirà questo rapporto a distanza a resistere alle difficoltà della vita? Akari e Takaki faranno del loro meglio. Una storia per adolescenti che non potrò certo evitare di far breccia anche in un pubblico più adulto, da dire che per me è nettamente inferiore a Your Name dello stesso autore. Altro film di formazione veramente ben congegnato è Mirai. Per chi non lo sapesse, Mirai in giapponese vuol dire futuro ed è questo il nome scelto per la secondogenita di una famiglia giapponese. La storia però è incentrata sul piccolo Kun, un bambino abituato ad essere viziato e coccolato dai parenti e genitori, visto che era anche l'unico. L'arrivo della sorellina però lo destabilizza e inizia a fare il dispettoso dando la colpa alla piccolina. La storia prende una piega totalmente diversa quando incontra nel giardino di casa una strana ragazza più grande di lui. Anche qui tantissimo misticismo e paradossi degni di chi ha realizzato La ragazza che saltava nel tempo e Wolf Children. Adesso a sorpresa passo dai film alle serie con questo Rainbow. Si tratta di 26 episodi girati nel 2010 ma che sono arrivati solo da poco in Italia sottotitolati. La storia è pesante e forte, la consiglio solo ad un pubblico di adolescenti o adulti. Infatti siamo nel 55, in un Giappone molto diverso da quello che possiamo oggi immaginare, con diversi ragazzi che vengono mandati in un riformatorio. La storia è incentrata su 6 di questi che assieme ad un ex pugile dividono la stessa cella. Dovranno affrontare maltrattamenti e sevizie cercando di superarle e ritagliarsi una vita usciti da lì. Torno ai film con questo particolarissimo I figli del mare. La storia è incentrata su 3 ragazzi, 2 dei quali Umi e Sora dicono di essere stati allevati da dugonghi, animali marini, e di essere quindi molto legati all'oceano. Ruka, la protagonista, è incuriosita da questo, vuole scoprire se dicono la verità, mentre però deve affrontare un divorzio familiare e la vita con la madre alcolizzata, il tutto in uno sfondo di strani avvenimenti marini che si verificano in tutto il mondo. Ammetto di non averlo visto, ma è certamente curioso e il tratto dei disegni mi ispira. A
Adesso però mi sbilancio con questo anime Promare. Si tratta di una realizzazione dai tratti e colori troppo marcati da non sembrarmi quasi reali. La storia però è particolare e potrebbe destare qualche attenzione. In breve, nel mondo sono nati degli uomini mutanti in grado di generare e controllare le fiamme. Per contrastare questi personaggi che spesso si fanno prendere la mano, nasce quindi una squadra apposita di pompieri per contrastarli. Io devo ammetterlo, non sono riuscito a finirlo, non mi ha proprio preso, ma voi guardatelo e nel caso soffrirete assieme a me. Mal comune, mezzo gaudio. Continuo sulla via dei film particolari con Il giardino delle parole. Si tratta di un incontro tra uno studente con la passione delle scarpe e di una adulta che non si trova nella sua vita, che si incontrano paradossalmente sotto il gazebo di un parco durante una delle prime piogge della stagione. Da questo incontro nasce un'amicizia che si sviluppa e permetterà ad entrambi i protagonisti di trovare il proprio essere e la propria strada. Un film quindi di crescita che però risulta, a mio avviso, particolarmente lento, anche se questa idea di alienazione sociale è molto interessante. Se pensate che questa volta non voglia darvi altre chicche da vedere, vi sbagliate di brutto. Come sempre, prima però mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e spammate questo video come se non ci fosse un domani. Questo, assieme ai vostri commenti e suggerimenti, mi rende sempre particolarmente di buon umore e non è poca cosa al giorno d'oggi. Comunque, il vero motivo per cui continuate ad ascoltarmi sono alcuni suggerimenti. Prima fra tutte la serie Planets, che non smetterò mai di consigliare visto che parla delle storie e vite incredibilmente ben fatte di raccoglitori di detriti spaziali in un prossimo futuro. Nulla però è banale in ogni puntata. Last Exile è un'altra serie che non potete evitare, uno steampunk semplice ma incredibilmente intrigante grazie alle gare e battaglie volanti. Infine Cowboy Bebop. Come non consigliare un cotal capolavoro di cui attendo con incredibile apprensione l'uscita su Netflix? Non si può, infatti, guardatevelo tutto d'un fiato. Io intanto mi bevo tutto d'un fiato un'intera bottiglia di rum, così da collassare nelle mie poche visual. Un abbraccio, MT Ayers, ciao!